Quando trasciniamo un elemento per spostarlo, se abbiamo bisogno di mantenerlo allineato sugli assi a intervalli di 45 gradi, basta tenere premuto Shift. Per duplicarlo mentre trasciniamo è sufficiente tenere premuto Alt. Shift serve anche per selezionare e deselezionare singolarmente gli elementi. Alt e Shift possono essere usati insieme per allineare il duplicato. Ricordiamo che con la scorciatoia da tastiera si creano velocemente i duplicati. Ogni copia conserva le variazioni di posizione. E volendo, anche di trasformazione. Per deselezionare tutto, premere il tasto Tab. Con il puntatore, facendo doppio clic su un elemento, si attiva la cornice di trasformazione. Dalle maniglie si ridimensiona l'oggetto. Appena fuori dagli angoli, il cursore indica che si può trascinare per ruotare. Anche qui Shift vincola a intervalli di 45 gradi. Dai lati possiamo inclinare l'oggetto, e Shift mantiene il trascinamento orizzontale o verticale. Anche nella rotazione il tasto Alt serve per duplicare. E anche qui le copie mantengono le modifiche. Naturalmente, Alt duplica anche durante il ridimensionamento. Tracciando una forma, il tasto Shift conserva la sua funzione di mantenere le proporzioni X e Y, e Alt quella di tracciare dal centro. Ricordiamo che il tasto Spazio, durante il tracciamento, consente di spostare l'intera forma. Lo strumento poligono invece traccia sempre dal centro e proporzionato e quindi Alt non serve, mentre Shift vincola l'orientamento della figura. Dopo aver tracciato le forme, trascinando una maniglia è ancora possibile usare Alt e Shift per le solite funzioni. Ma tenendo premuto Alt notiamo qualcosa sul tracciato. Nel caso di cerchio o ellisse, possiamo ricavare archi di cerchio. Nel quadrato o rettangolo, con Alt possiamo definire l'arrotondamento degli angoli, sia tutti insieme che singolarmente. La curva può anche essere rivolta verso l'interno e i connettori possono anche essere regolati individualmente.
Osserviamo ora il caso di poligono o stella. Prendiamo ad esempio figure a cinque lati o punte. Il tasto Alt rivela maniglie che consentono modifiche notevoli nella struttura. Mentre stavolta è Shift a mantenere un centro di riferimento per i punti durante il trascinamento. Nelle opzioni del poligono notiamo anche le caselle per arrotondare i vertici. Basta inserire un valore diverso da 0. Ovviamente ciò vale anche per la stella. Semplici clic creano punti angolo. Mentre trascinando realizziamo punti curva. E tenendo premuto Alt regoliamo la maniglia uscente. Lasciando Alt troppo presto, il punto diventa del tipo curva. Ma tornando a premere Alt possiamo regolare la maniglia uscente senza influenzare quella entrante. Anche qui vale la funzione del tasto spazio per spostare il punto durante il tracciamento. Combinare l'uso dei tasti con quello del mouse consente grande versatilità. Un'altra funzione del tasto Alt è quella di agire su un segmento selezionato per incurvarlo facilmente. Il tasto Alt va premuto prima di trascinare, altrimenti semplicemente duplicheremo la selezione. Nel primo caso notiamo che il cursore diventa bianco. Se invece del segmento trasciniamo con Alt da un punto, ne tireremo fuori la maniglia uscente. Ripetendo l'operazione estraiamo quella entrante. Se lo facciamo ancora, Freehand duplicherà il tracciato con il punto nella nuova posizione. La matita consente di tracciare a mano libera. Ma tenendo premuto Alt è possibile disegnare un tratto lineare. E Shift può allinearlo sui soliti intervalli di 45 gradi. Per imparare a coordinare queste combinazioni dobbiamo usarle spesso. La lametta serve a tagliare tracciati selezionati. In questo esempio sono attive le opzioni chiusura tracciati e mano libera. Se volessimo effettuare un taglio dritto, senza aprire il pannello opzioni lametta, possiamo usare il tasto Alt. Più Shift se vogliamo vincolare l'angolo di taglio. Cliccando sul foglio di lavoro con lo strumento testo, si crea una cornice di testo dinamica, cioè espande le sue dimensioni mentre si digita. Per avere sempre visibili le cornici di testo, visualizzare in modalità struttura anziché anteprima. Possiamo sbloccare l'espansione in senso orizzontale facendo doppio clic col puntatore sulla maniglietta, oppure disattivandola dal pannello oggetto. In tal modo, trascinando un angolo, ridefiniamo la larghezza della cornice di testo. Se prima di trascinare teniamo premuto Alt, il puntatore diventa bianco e il testo si deformerà seguendo la nuova dimensione della cornice. Se premiamo Alt e Shift, le modifiche manterranno le proporzioni, avremo quindi un ridimensionamento. Trascinando la maniglia laterale, ridefiniamo la spaziatura tra i caratteri. Se teniamo premuto Alt, modifichiamo la spaziatura tra parole. La maniglia in basso invece regola l'interlinea. Possiamo usare le scorciatoie da tastiera per modificare la spaziatura del testo selezionato. Freehand consente di personalizzare le scorciatoie, in modo da adattarlo alle proprie esigenze. Se con lo strumento testo, anziché fare clic, trasciniamo, creiamo una cornice di testo fissa.
se la riduciamo in modo che parte del testo resti nascosto. Free end ci fa capire che c'è dell'altro con un pallino nella casella. Ma ricordiamo che possiamo passare da fissa a dinamica in qualsiasi momento, sia in orizzontale che verticale. Per zoomare e spostarsi nell'area di lavoro, non è necessario andare ogni volta a selezionare i relativi strumenti. Anche con uno strumento diverso dal puntatore, basta tenere premuto CTRL e lo attiviamo temporaneamente. Aggiungiamo spazio per ingrandire, o ALT spazio per ridurre. Possiamo cliccare o trascinare sia per zoom in che zoom out. Poi ci sono le scorciatoie per pagina intera, selezione a schermo eccetera. Per spostarsi attiviamo lo strumento mano premendo spazio. Se stiamo usando uno strumento diverso dal puntatore, è sufficiente premere spazio. Se invece è selezionato lo strumento testo, e il cursore è attivo per editare. Dobbiamo prima uscire dalla cornice di testo. Basta cliccare con CTRL e poi aggiungiamo spazio e possiamo spostarci a piacimento.